Saluto a tutti gli amici della provincia. La videocall di questa sera la cominciamo con una foto e parlando di una persona che non c'è più, Gino Corioni, presidente del Brescia, non solo un presidente, per chiunque, anche per chi ci ha giocato contro, Gino Corioni è il Brescia, come Pisa era ancora Etani, come Costantino Rozzi era l'Ascoli, come Riccardo Soriano era ed è il Varese. Gino Corioni è stato un presidente di quelli che, come ha detto oggi Riccardo Soriano a Francesco Caielli, non se ne trovano più. È stato un grande amico, un grande rivale, che mancherà al mondo del calcio, nonostante gli ultimi anni di difficoltà, anzi durissimi, del Brescia, che però poi è rinato. E noi lo ricordiamo sul giornale di domani come un grande personaggio di un calcio che se ne va, perché la competenza, l'umanità, le sfuriate, le incazzature che il Gino Corioni ha fatto prendere anche ai bresciani, ma anche ai loro avversari, denotavano un'umanità che arrivava dal passato e che oggi non esiste più. Parliamo anche ovviamente del giornale di domani e torniamo alla nostra prima volta con il nuovo formato tabloid. Oggi abbiamo fatto un giro tra le edicole di Varese e di Busto Arsizio. Abbiamo chiesto a loro, agli edicolanti, che sono il primo contatto con tutti voi tutte le mattine, cosa pensano di quello che è successo. Vedete alcune foto, tante altre ne vedrete sul giornale di domani. E il giornale è piaciuto in tante edicole di Varese, soprattutto zona stazioni, palazzetto, via Crispi, e il giornale era finito molto presto. Questa non cantiamo vittoria, anzi, è una grande responsabilità nostra nei vostri confronti. Anche domani vi proponiamo la novità principale di questo nuovo formato, che è il giornale nel giornale, ed è la provincia di Varese Più. Il giornale di domani avrà come inserto, forse riuscite a leggerlo, e forse riuscite anche a vedere il personaggio che c'è in copertina. L'inserto si chiama Tra palco e realtà, parla di musica, di storie, di palco, di quello che c'è dietro, di chi vi fa cantare, di chi vi dà la musica. E potevamo non partire con Mauro Gritti della casa del disco, ora Varese Dischi. No, non potevamo non partire da lui, e oltre a lui abbiamo una storia veramente straordinaria che leggerete sul giornale di domani. Vi ringraziamo e ci vediamo domani in edicola.